della penisola intera, a partire soprattutto dal periodo neolitico, cioè il momento in cui si inizia a cogliere una occupazione del territorio organizzata. Appunto, e soprattutto per questo periodo, che è testimoniato poi anche, come sapete, nella penisola, che sia nella pianura campana sia nella piana del Sele nascono insediamenti di una certa importanza e di una certa rilevanza. Partiamo, se andiamo avanti, vediamo quello che è il quadro delle conoscenze che risale appunto agli anni 40. È diciamo, una prima carta archeologica che potremmo definire di carattere scientifico, perché di fatto c'è il censimento, questa è la pianta pubblicata sulla Forma Italia nel volume dedicato a Sorrento, dove appunto c'è l'ubicazione dei siti noti a quel momento, c'è anche un ricco apparato che riporta planimetrie, foto, c'è un po' il punto, appunto lo stato delle conoscenze. Vedete anche in particolare nella diapositiva successiva quali erano appunto le conoscenze in particolare sul territorio di Piano di Sorrento. Ma dal 46 in poi ovviamente la ricerca è continuata, si è arricchita e vorrei appunto ripercorrere con voi quelle che sono state le tappe principali intorno ai quali poi si è sviluppato il dibattito scientifico. Intanto un momento sicuramente fondamentale è quello legato al rinvenimento dell'epigrafe Osca di Punta Campanella, appunto qua abbiamo in sala Mario Russo che è stato uno dei protagonisti del rinvenimento, e tutto il dibattito scientifico che è seguito quindi sul problema della localizzazione del Tempio di Atena, sull'attestazione e sull'ubicazione del Santuario delle Sirene. Il dibattito è stato poi pubblicato negli annali dell'Istituto Orientale nel 1992, dove potete trovare un po' tutti i riferimenti bibliografici e tutti gli spunti che appunto da questa scoperta sono derivate. Ricordo poi un'altra tappa importante nelle vicende della ricerca archeologica della penisola sorrentina, che è ovviamente la mostra del 1990, che è quella che è andata a presentare il quadro che relativo appunto raccolto poi nel catalogo curato da Claude Albore di Vadia, archeologia a Piano di Sorrento, ricerche di preistoria e protostoria, quindi una focalizzazione in particolare su quel periodo. Ancora di recente, nel 2005, la pubblicazione dell'iscrizione paleoitalica proveniente dalla collezione Flusso di Sorrento, che appunto ha riportato al centro uno dei problemi principali, che è quello della definizione del popolamento di questo territorio in età arcaica, in un momento in cui i processi paleogenetici, che erano già avviati nei secoli precedenti, avevano portato, per esempio, nella piana del Sarno alla nascita di Pompei e quindi ad uno stravolgimento complessivo, diciamo, del popolamento della Campania, in cui la penisola sorrentina ha giocato un ruolo di non poco conto.